Lungo la corda, pianeta veloce, difende la posizione mentre torna a sbagliare Paprika Trio. La squalifica anche per Primula Matley quando si va sulla prima curva, 14-2 il lancio, pianeta veloce al comando nei confronti di Petra della Cava e al largo Parà, poi Priscilla Trio. Più indietro Paola Redcliffe Kiu e People Tour. 400 volati in 28,5 da 1,11 al chilometro, si è un po' scatenata pianeta veloce che guida il passaggio davanti alle tribune, due lunghezze nei confronti di Petra della Cava, poi Priscilla Trio che scavalca Parà. I primi 600 metri di pianeta veloce in 44,2, si scopre Paola Redcliffe Kiu che offre punto di riferimento a People Tour, gli altri sono molto arretrati, capeggiati da Paolina. I cavalli che affrontano la curva la penultima curva con l'errore di People Tour, 1:03, primi 800 metri. Da 1:15,5 con Priscilla Trio che si va a scoprire al lato di Petra della Cava e la sopravanza, si getta in caccia della leader, poi Paola Redcliffe Kiu, 1:15,7 il chilometro iniziale con pianeta veloce in vantaggio nei confronti di Priscilla Trio e Paola Redcliffe Kiu che prova a ricucire parte della gap, poi Petra della Cava in fase galante, piuma leggera spinta all'inseguimento, 15,4 questa frazione, Priscilla che passa su pianeta veloce ma interviene al largo Paola Redcliffe Kiu, sbaglia anche piuma leggera spinta, Paola Redcliffe Kiu che rimonta Priscilla Trio a 200 scarsi alla conclusione, Paola Redcliffe Kiu che attacca Priscilla Trio, i due che si danno, Paola Redcliffe che non si impegna più di tanto ma prova a passare, Priscilla che disperatamente cerca la rivalsa interna, Paola Redcliffe Kiu stampa Priscilla Trio, mentre al terzo posto pianeta veloce davanti a Petra BF e Petra della Cava. 2:02,5 il roto, arrivo a rallenti in 31,5, 1:16,6. La media al chilometro vince da favorita il numero 9, Paola Redcliffe Kiu con Maurizio Sibilla, 2:84 al totalizzatore. Priscilla Trio che ha provato a salvare l'onore di scuderia con il galoppo di Paprika Trio, ma è stata battuta in prossimità del traguardo, al terzo dovrebbe essere a distanza.